Lungolinea, scambio veloce, Pasquali prova, invece se ne va, recuperata palla dalle padroni di casa, se ne va Malavisi, palla per il capitano, subito vantaggio del di rigore, 1-0, bello scambio, parte Malavisi, la palla a Riparbelli che si fa andare incontro al portiere e lo elude ridando palla, restituendo palla a Malavisi che insacca il gol del vantaggio, 0-1. Subito dietro per Riparbelli, destro di battuta, attenzione al contropiede, Pasquali, il gran gol del pareggio di Pasquali, 1-1, prende palla di prepotenza, scansa Marotta regolarmente, pareggia subito il conto, 1-1, gira bene sulla fascia per Albanese, palla in mezzo, Marotta e la rete delle padrone di casa, 2-1, di nuovo in vantaggio, stavolta è Marotta. Bellissimo il cross di Albanese, Marotta in sacca, lasciata completamente sola, 2-1. Garra, chiusura di Riparbelli, ma termina qui la prima frazione di gioco, 2-1 per le padroni di casa. La finta, che bella palla sulla destra per Prospitti, al centro c'è il 2-2. Sul secondo palo Spalazzi insacca il 2-2 su assist di Prospitti, buona la palla della non entrata Pasquali, ed è 2-2, ancora Prospitti, buona finta su Albanese, va via, ottima palla per Spalazzi, mette in mezzo ancora Prospitti che realizza il 3-2 di numero 2, Virtus Ostia 3, ribalta la situazione, la squadra ospite con Prospitti, 2-3. Leonetti, bellissimo, un bucato per Ferrari, a tu per tu con Malavisi, Ferrari gira bene per Colantoni, arriva il gol che chiude la gara definitivamente, 2-4 Colantoni, ed è 2-4, gol bellissimo, e termina qui la gara di numero 2 Virtus Ostia 4. Siamo qui con Prospitti del Virtus Ostia, partita difficile perché scontro al vertice, però l'avete portata a casa, fuori casa, direi un ottimo risultato, poi due assist e un gol. Partita difficilissima, primo tempo abbiamo giocato male, non siamo proprio scesi in campo,
siamo andati sotto subito praticamente, poi siamo riusciti a pareggiare e poi diciamo, nella ripresa siamo andati molto meglio. E loro una bella squadra, sapevamo che ci aspettava un impegno veramente difficile, abbiamo sofferto pure un pochino il campo, noi l'abbiamo molto più piccolo, un altro terreno di gioco, però insomma alla fine abbiamo messo il carattere giusto, la grinta e l'abbiamo ripresa. Dove può arrivare questa squadra? Adesso siete prime, adesso le distanze si sono allungate, dove pensate, quali sono gli obiettivi, dove pensate di poter arrivare? Noi siamo partite senza troppi obiettivi, puntandosi sicuramente al vertice, però senza nessuna ansia di vittoria, però piano piano, insomma abbiamo fatto, mi sembra, 9 partite, 9 vittorie, quindi adesso insomma un pochino ci crediamo, ancora è lunghissima perché poi il girone ha 16 squadre, anche se so che adesso si è ritirata una squadra, quindi dovrebbe diventare a 15, vabbè, comunque è lunghissima ancora, quindi siamo a più 4 credo. Non è niente perché mancano veramente troppe partite, però insomma ci proveremo fino alla fine. Grazie mille, in bocca al lupo.